Buongiorno a tutti, sono Michele Morra, portfolio manager di Moneyfarm. Questo è il terzo appuntamento della rubrica domande e risposte. In molti ci avete chiesto come il vaccino potrebbe influenzare i mercati finanziari e come potrebbe variare il posizionamento delle linee Moneyfarm per rispondere a questo contesto di mercato. La scorsa settimana abbiamo visto i mercati galvanizzati dalla notizia che il vaccino sviluppato dalla casa farmaceutica Pfizer sembra offrire risultati incoraggianti. Sebbene ci siano ancora numerose incognite legate all'efficacia e alla logistica della produzione, la notizia aiuta i listini azionari a guardare al futuro con una crescente fiducia, continuando il mini ciclo positivo seguito alle elezioni americane. La data di rilascio del vaccino sarà senz'altro cruciale e le aspettative sono concentrate tra il primo e il secondo trimestre del 2021, con il consensus degli analisti che sulla tempistica del rilascio che è salito dal 67% all'80% a seguito dell'annuncio. Per molte aziende il vaccino è l'unica soluzione percorribile per incontrare le aspettative degli analisti, che prevedono utili a livelli pre-Covid dalla fine del 2021 in poi. Pensiamo alle compagnie aeree, ad esempio, che non solo potrebbero ricominciare a volare presto, ma che grazie ad un vaccino potrebbero vedere un aumento delle prenotazioni già dal momento dell'annuncio. Per altri settori, come quello bancario, invece, la riapertura del business vorrebbe dire un minor livello di delinquency e default attesi e una minor erosione della liquidità accantonata dalle aziende. Le valutazioni dell'azionario oggi sono relativamente elevate, ma siamo lontani da bolle e paragoni con gli anni 2000, poiché i fondamentali di lungo termine rimangono solidi. C'è ancora una forte componente di premio al rischio da capitalizzare, a patto però che gli utili delle società tornino a crescere e che la crisi non abbia un impatto strutturale di lungo termine. Sicuramente il vaccino porta il mercato in questa direzione. E in sostanza è ancora presto per cantare vittoria, ma la dinamica della settimana ci ricorda che esistono anche scenari destinati a sorprendere le aspettative in positivo e che ci sono settori che hanno potenzialità per crescere e generare rendimento nel caso si dovesse aprire un nuovo ciclo di espansione economica. Ogni giorno, quando pensiamo a come costruire la nostra strategia azionaria, prestiamo particolare attenzione a queste dinamiche per essere sicuri di cogliere tutte le opportunità presenti sul mercato. Finalmente ci siamo lasciati alle spalle o quasi il rischio delle elezioni americane, ma all'orizzonte rimangono rischio Brexit per alcune aree e soprattutto il rischio di un protrarsi del virus o di un ritardo nel vaccino. La vittoria di Joe Biden e un Senato che probabilmente resterà repubblicano rassicurano i mercati. Sembra infatti lecito attendersi uno stemperamento dei toni sul tema delle guerre commerciali e un compromesso sulle proposte che arrivano dall'ala più a sinistra dei democratici. Il posizionamento dei portafogli ad oggi rimane storicamente conservativo, ma stiamo cercando quelle alternative maggiormente attrattive e capaci di incrementare il rendimento atteso del portafoglio, in un contesto specialmente di tassi estremamente bassi. Lato azionario si tratta quindi di capire quali settori sono maggiormente redditizi rispetto alla capacità di generare utili consistenti nel lungo periodo e di catturarne dunque il premio al rischio. Non si tratta di analizzare solamente le valutazioni, ma anche di comprendere la verosimiglianza di mantenere una certa resilienza nella generazione di utili societari di lungo termine e di incontrare dunque le aspettative degli analisti. In un mondo dove la pandemia è imperversa, le aziende digitali dominano, le imprese tradizionali soffrono le misure di confinamento e gli investitori dunque si focalizzano su quelle aziende tecnologiche su tutte che hanno avuto la capacità di guadagnare fette di mercato durante la crisi, magari accelerando percorsi di crescita già in atto. Per questo il comparto growth è cresciuto di oltre il 25% e quello value si è contratto di oltre il 7%. Ma in un mondo post-Covid, dove la crescita torna a riprendersi, le aziende digitali sembrano costose ed è possibile immaginare una sorta di inversione verso la media. Questa dinamica dà un'idea di come potrebbe evolvere la ripresa nel 2021, una ripresa nella quale molto probabilmente vedremo andare a ridursi il gap tra settore tech e resto del mondo, e quindi tra titoli growth e titoli value. Dobbiamo essere molto cauti. La notizia di progressi rispetto al vaccino è positiva, ma non elimina l'incertezza.
È vero che i settori che hanno pagato di più il Covid, come i titoli in Europa, potrebbero rappresentare un'opportunità. Tuttavia, questa opportunità resta fortemente legata a una risoluzione della crisi sanitaria più veloce del previsto. Ipotesi tutta da verificare. Grazie a tutti per l'attenzione, spero che le risposte siano state di vostro gradimento. Buon weekend!